Eccoci qua a un altro filmato. E uno dice, guardando quello, ma cos'è un disco volante? No, e invece è la bobina a piedone di 46 centimetri di diametro. Per chi? Per il metal detector, il White Coin Master. Tanti clienti ci hanno chiesto, che avendo preso il Coin Master, vanno a Militaria, vanno di qua, vanno di là, vogliamo andare in profondità. Dico, ma quanto dovete andare in profondità? Vogliono andare in profondità, gli abbiamo fatto la bobina piedone, sempre collegata come al solito. I settaggi del White Coin Master sono sempre quelli, una o due palline di discriminazione, sensibilità al massimo che si può tenere, onde evitare che non saltano fuori dei segnali, dei falsi segnali. I comandi sono facilissimi, sensibilità, alza e abbassa, accensione, spegnimento, pinpoint, discriminazione, alza e abbassa. Sempre come prima, sia in discriminazione sia in all metal, quando suona dice il tipo del metallo e la profondità relativa in pollici. Facciamo qualche prova di profondità. Questa è una bobina concentrica e vuol dire che il massimo tiraggio ce l'ha in centro nel cono, ma essendo molto grande ha lo stesso in ogni caso una grande area di ricerca. Moneta. Centimetri. Anellino piccolo, piccolo, piccolo. Casca addirittura 32 centimetri. Moneta in rame da 10 centesimi. Casca addirittura 40 centimetri. Questa è una bobina molto potente. Sarà un po' pesante, però aumenta la resa di ricerca e la potenza, specialmente con gli oggetti medio-grandi. Guardiamo il barattolino. Casca 55 centimetri. Io ho dei clienti che col Coin Master, la bobina originale, quella da 23 centimetri, mi fanno: "Ehi, va benissimo questo apparecchio. Ho trovato un elmetto sotto un metro." E dico, ma tira, è potente. Sicuramente con questa bobina qui le prestazioni saranno molto migliorate. Barattolo d'alluminio. Caspia, 55. 65, oltre 70 centimetri. Questa White Coin Master, un apparecchietto che viene circa 185-190 euro, genuino, fatto in America, ottima qualità, ottima assistenza. Con questa bobina qui, piedone. Apparecchio così economico non ho mai visto uno, nessuno, nella mia esperienza, che abbia queste prestazioni. Proviamo, come prima nell'altro video, solito test con lo cagnetto di farro, perfettamente silenzioso. Ottima discriminazione. Anellino. Ottimo. Chi volesse la bobina, piedone, costa anche poco, un bobinone così grande, 130 euro. Mettiamo in pinpoint, rimane.
attivato quando uno lo spinge una volta e si disattiva e ritorna in discriminazione normale quando uno lo torna a spingere. Facciamo sempre qualche prova. Adesso passo, sento addirittura la macchina fotografica che ci passa ormai a mezzo metro. Mezzo metro di traverso sente già la macchina fotografica. Vasettino. Casca. 60 centimetri. Moneta da un marco tedesco. Casca. 40 centimetri. Vinyl metal è ancora più potente, rende ancora di più. Chi va in posti puliti e vuole bombare, andare molto a fondo, mette all metal, sente gli oggetti, guarda il display come suona, come si impuntizza sul monitor e impara il tipo del metallo e decide se scavare oppure no. Da White Italia, saluti, a prossimi video e test.